Inizia il nostro magazine Car World, il magazine dedicato all'auto, all'automobilista e non solo. E questo mese ci arricchiamo di nuove vetrine. Inizieremo importantissimo col messaggio del gommista che ci indicherà una data importante per il mese di novembre, vale a dire il cambio delle gomme per quanto riguarda la gomma invernale. E poi continueremo. Una vetrina importante per indicare ancora una volta la grandezza e l'utilità di una mini vettura e quindi tutti i vantaggi dai 14 anni in poi, per poi continuare ancora il caso di Magli, quattro ruote con i suoi camper e le sue roulotte, ma soprattutto tanti altri appuntamenti più o meno in pillole dedicati all'auto e all'automobilista. E allora siamo pronti per partire, inizia il nostro magazine Car World. E a firmare questa rubrica, come vedete in sovrimpressione, Maresca Fiorentino, che da un mese, nelle grandi novità che sempre noi troviamo, vede anche il marchio Lancia. E allora oggi qui insieme a presentare una novità assoluta, la nuova Lancia Y. Qua con me François a parlarcene, e quindi a questo punto parliamo proprio delle sue caratteristiche, in primis il colore. È vero, abbiamo cominciato alla grande e siamo molto contenti di aver presentato e avere qua in salone la nostra Y, una delle versioni più belle e più rappresentative del marchio. Appunto, a partire dal colore, è il blu, un blu metallizzato molto intenso, nella versione gold. È quella che è più ricca perché ha il fendinebbia, ha il telefono con il Bluetooth, tramite connessione Bluetooth, con anche audio streaming. All'interno abbiamo anche il volante in pelle, che è molto materico, molto bello da toccare, quindi la macchina ne guadagna in vivibilità. E i colori anche, ha un bellissimo interno in nero, con delle venature bianche. Questa versione qua ha anche i sensori di parcheggio. Molto accessoriata, ma soprattutto in questo caso vogliamo sottolineare le motorizzazioni. Sono molto complete. La Y può essere sia 1200 benzina che diesel, che GPL, che metano. In particolare questa è un 1200 benzina, che è il motore straordinario, perché è un capolavoro di semplicità, un capolavoro di facilità di intervento di manutenzione, poi metano e GPL, su cui il gruppo Fiat è da sempre un maestro indiscusso. Questa è una versione che, così com'è, ha un valore di listino di circa 15.000 euro, alle quali però comunque, come da tradizione, noi sottrarremo tutte le promozioni che ci dà la Lancia e anche poi uno sforzo da parte della Maresca Fiorentino per venire incontro anche sul prezzo. In aggiunta a questo c'è anche la nostra linea di finanziamenti, sono molto vantaggiosi sia perché si dilaziona il pagamento, ma anche perché si possono unire certe garanzie molto utili, per esempio il furto, l'incendio, la grandine, eccetera. E allora, ci sono solo dei vantaggi dai pagamenti, ma soprattutto volete la nuova Lancia, quella che per caratteristica, diciamo, e bellezza è il blu per eccellenza in questa nuova versione gold? Bene, la nuova Y vi aspetta qui, dove vedete in sovrimpressione negli indirizzi di Borgo Panigale, Maresca Fiorentino, che da pochissimo tempo tiene anche il grande marchio Lancia. E allora grazie a te, e noi ovviamente vi invitiamo a venirli a trovare. Se ti vuoi prendere cura dei tuoi amici animali con servizi e prodotti di qualità, vieni a trovarci all'Arca di Noè. 500 metri quadrati di esposizione con un vasto assortimento di accessori, cucce, cappottini e prodotti per l'alimentazione delle migliori marche. Qui da noi potrai anche acquistare, in estrema garanzia, pesci e animali di piccola taglia ed usufruire del servizio di toelettatura. L'Arca di Noè, il meglio per il tuo animale. E la vetrina di oggi
porta un marchio ormai da 20 anni conosciuto in Bologna e non solo, Zaghi, Zaghi Auto. Qua con me lui, Luca, che saluto e ringrazio. Ciao, ciao Fabrizio. Allora, parleremo di mini auto, ma soprattutto lui da 20 anni è sinonimo di questo in tutta l'Emilia Romagna. Tu di mini auto hai le marche più prestigiose. Quali sono queste marche? I marchi che rappresento sono Aixam, il gruppo Dry Planet con Ligier e Microcar e la Châtenay. Ecco, mini auto significa tanti, tanti vantaggi, dai più giovani e non solo. Vogliamo dire quali? Beh, innanzitutto una mini car in famiglia si può guidare dai 14 anni, per cui dai 14 anni, dai 16 anni si può caricare, si ha libero accesso in centro, per cui anche zona traffico limitato, si può parcheggiare nei posti anche dei motorini, per cui diciamo una serie di vantaggi abbastanza ampia, ecco, diversificata. Una mini vettura come questa ormai non ha niente, dico niente davvero, se la guardate, se la provate, da invidiare a un'auto più tradizionale. Ora, quali sono queste evoluzioni, queste ottimizzazioni? Beh, oggi abbiamo innanzitutto anche a livello di sicurezza, le case hanno investito tantissimo, per cui abbiamo l'ABS nella frenata, abbiamo dei telai in alluminio a forte impatto di assorbimento, per cui sono macchine che sono estremamente sicure. Abbiamo dei nuovi motori Euro 4, per cui più silenziosi, infatti il limite, insomma, il difetto era un po' anche rumorosità di questi veicoli, adesso sono diventati molto più silenziosi. Addirittura abbiamo anche la gamma elettrica, per cui se uno anche volesse la versione elettrica, abbiamo anche la versione elettrica. Abbiamo il climatizzatore, abbiamo degli interni anche tutti di nuova generazione, tutti i materiali che provengono dal settore dell'automotive, e abbiamo anche il tablet con telecamera e Bluetooth. Noi abbiamo alcune proposte, facci alcuni esempi. Beh, allora Aixam ad esempio, abbiamo il prezzo di partenza che è quello degli 8.000 euro del modello Minauto nella versione più economica, e poi a salire dopo ci sono i vari modelli, c'è la City Premium che viene 12.7, abbiamo macchine tipo la City Evo che viene 11.6, e abbiamo la versione coupé che parte nella versione Evo da 13.000 euro, quella alle mie spalle completa di ABS e tablet viene 14.7. E ancora abbiamo la Ligier nei nuovi modelli sport, prezzi competitivi, perché abbiamo già una macchina completa di tablet, fendinebbia, interni molto belli, particolari, a 12.2, e a salire con la versione Common Rail, l'Euro 4 e il climatizzatore a 14.3, e poi la classica Châtenay con nuovo motore Common Rail, promozione anche questa 13.2. Veniteli a trovare, lui ha un nuovo salone, una nuova sede, gli indirizzi sono in sovrimpressione, ma soprattutto un marchio di garanzia, prima di tutto è il suo nome, Zaghi, Zaghi Auto. Noi ti ringraziamo Luca e ovviamente noi continuiamo. Se a Bologna vuoi mangiare le specialità della cucina orientale e le prelibatezze della cucina giapponese, vieni a trovarci nel nuovissimo ristorante Megu Lab. A tua disposizione un ampio menù con le diverse cucine dell'estremo oriente. E direttamente dalle maggiori capitali del mondo, la formula All You Can Eat. Mangi tutto quello che vuoi e quanto vuoi a soli 18 euro, comodamente seduto al tavolo. Ti aspettiamo al ristorante Megu Lab, sapori d'Oriente a Bologna. E come vedete in sovrimpressione, l'Acio Drom a firmare questo spazio. Beh, in questo caso buon viaggio è sicuramente il significato di questo nome, e quando vi vogliamo augurare buon viaggio, noi in questo spazio parleremo quindi di cambio di gomme per quanto riguarda la gomma invernale. Qua con me Alessandro, che saluto, ciao. Allora Alessandro, siamo in un momento proprio all'arrivo di una data importante per il cambio delle gomme. Qual è questa data? Sì, infatti Fabrizio, dal 15 di novembre fino al 15 aprile bisogna effettuare la sostituzione delle gomme da estive a invernali, dato che le condizioni atmosferiche qua da noi diventano un po' più rigide, ecco. Allora,
neve, quindi ghiaccio, abbiamo bisogno di una gomma particolare. Qual è la caratteristica della gomma proprio antineve? Le gomme termiche o antineve hanno la silice in più che si scalda molto più velocemente la gomma. Inoltre hanno anche la tessellatura diversa del battistrada e permettono un grip maggiore in condizioni di neve, ghiaccio o sport. Detto questo, esiste anche la gomma quattro stagioni. Cosa significa? La gomma quattro stagioni è un compromesso creato prevalentemente per quelle zone dove non ci sono dei grossi sbalzi termici. Si può usare tutto il tempo dell'anno, diciamo. Oltre al cambio delle gomme, sulla gomma, prima di partire, che cosa dobbiamo a livello di proprio attenzione e allora la pressione, allora la convergenza se bisogna fare? Quali sono i consigli e suggerimenti? Allora, per chi parte magari per anche l'inverno, la settimana prima? Sicuramente controllare il battistrada, che sia al minimo indispensabile. Noi per voi siamo venuti a Laciodrom, che vi ricordo, oggi abbiamo parlato di pneumatici, ma i servizi per l'auto sono veramente tantissimi, dalla carrozzeria all'officina meccanica, al centro revisioni, nonché al noleggio auto e furgoni, alla vendita di auto nuove e usate, alla gestione sinistri, alla vendita e sostituzioni di sistemi airbag e soprattutto un soccorso autostradale 24 ore su 24. Grazie Alessandro, e noi ovviamente vi diamo appuntamento agli indirizzi qui a San Giovanni, che troverete in sovrimpressione. Veniteli a trovare. Profumi e tentazioni d'Oriente in una cornice chic dal design curato. Questo è Aiku, ristorante giapponese e Asian Food in pieno centro a Bologna. Qui potrai gustare il meglio della tradizione culinaria del Sollevante, con piatti provenienti dalla cucina giapponese pura ed armonica, e piatti Asian Food con prevalenza di pietanze cinesi e thailandesi dai sapori forti, contrastanti e decisi. Il buon gusto della cucina orientale, da oggi anche con la formula All You Can Eat. E oggi non solo parleremo di camper, di roulotte, ma parleremo soprattutto all'insegna della novità. Qui con me la nostra Monica Magli, e ovviamente gli indirizzi in sovrimpressione, dico soprattutto di novità perché siamo reduci dall'importantissima annuale Fiera di Parma. Sì, siamo reduci dalla Fiera di Parma, che ha riscontrato un successo incredibile di pubblico e di vendite, e per questo abbiamo portato qua tutte le novità, o quasi tutte le novità, della stagione già 2014. Alle nostre spalle vedi tutti i veicoli nuovi della serie Immer, la serie B con il nuovo frontale completamente cambiato, i nuovi interni e tutta la dotazione sempre Italian Edition, quindi pannelli solari, videocamera posteriore, radio doppio DIN, più tutta la dotazione che è tutta di serie. Per quanto riguarda le caravan, invece, abbiamo sempre Knaus con le nuove Sport, la nuova serie Sport molto bella, con la dotazione anche qui completa. Ormai le case cercano di mettere tutto di serie, non più come pacchetti, quindi se il prezzo può sembrare un po' più alto, attenzione, controllate sempre quello che è di serie e quello che no. Ok. Ora, importante è anche che l'occasione della Fiera di Parma, mi dicevi, ha messo in moto un po' tutto quello che è il mondo dell'usato. Sì, sì, abbiamo ovviamente venduto il nuovo e ci sono clienti nuovi, ma ci sono anche clienti che hanno reso i camper o roulotte usate. Quindi questo è il periodo per venire a cercare magari l'occasione, se uno non vuole spendere o non vuole avere il veicolo nuovo, ma comunque risparmiando qualche cosa trova un bell'usato sempre garantito e super accessoriato, perché nell'usato l'accessorio è sempre tutto completo. Allora, ma il denominatore comune di tutto questo è sicuramente il pagamento. Pagamenti sempre rateali, la prima rata dopo 4 mesi, non ci sono spese, non ci sono cambiali, non c'è riservato dominio, quindi
come dico sempre io, oggi come oggi non conviene a volte fare pagamenti per contanti, perché uno alla fine del periodo ha il camper o la roulotte pagata e i suoi soldi ancora là, ha usato solamente gli interessi. Ecco, perché fra l'altro inizierà la prima rata, abbiamo detto, a pagare dopo quattro mesi. Comunque, se venite qua a trovarci vi spieghiamo tutte le formule anche dei pagamenti rateali. Ed è proprio sull'invito a venirla a trovare con gli indirizzi in sovrimpressione che noi ti ringraziamo, Monica, e noi continuiamo. E ancora una volta dall'autoscuola Acima Sarenti, in compagnia di Gianni ovviamente, consigli e suggerimenti, come diamo sempre. Questo arriverà sia per chi ci guarda da casa che è un neopatentato, ma anche all'automobilista tipo. Parleremo dell'inverno e di quello che bisogna sapere. Mi rivolgerei molto ai neopatentati, miei e di tutti, che stiano molto informati. C'è una pioggia di ordinanze che non tutti riescono a decifrare bene, comunali, regionali, provinciali, proprio che riguardano la circolazione d'inverno. Un inverno lungo perché secondo le disposizioni comincia il 15 novembre e finisce il 15 aprile. Molta attenzione per vedere soprattutto l'equipaggiamento del veicolo, in particolare le cosiddette gomme invernali, che non si chiamano più gomme da neve, non a caso, perché vanno bene anche se non c'è la neve. Quindi gomme da neve o catene a bordo, stare molto attenti perché le ordinanze della provincia di Bologna e del comune di Bologna non dicono le stesse cose. Bisogna guardarci molto bene. Poi c'è una data, il mese di novembre, dove è obbligatorio ottenere le catene in macchina? Allora, il 15 novembre è scattata l'ordinanza provinciale, il 1 dicembre quella comunale, il 15 marzo finisce quella comunale, il 15 aprile quella provinciale. Cosa consigliamo quindi, Gianni, a queste persone? Per fare una buona sintesi io direi di stare sull'ordinanza più ampia, quindi chi non l'ha fatto lo faccia subito, gomme invernali fino al 15 aprile. E secondo me se le vuole usare anche dopo non è che vada proprio in male, si consiglierà col suo gommista. Non è più come un tempo, la gomma invernale va bene anche se non c'è la neve, oppure se proprio non vuole si tiene le catene a bordo, pronto però a usarli in caso di necessità con tutte le difficoltà del caso. Benissimo, allora sei sempre molto importante per noi, questi sono i consigli ovviamente e i suggerimenti dall'autoscuola ACI Massarenti insieme ovviamente all'ACI di San Lazzaro. Ringraziamo Barbara e Rudy, ringraziamo Gianni e noi continuiamo. E ormai lui è un volto conosciuto, siamo ancora di nuovo anche questo mese in compagnia di Alessandro per Taddia Group. Taddia Group intanto è come franchise specializzato in cosa? In recupero danni di qualsiasi genere. Ecco, qualsiasi genere cosa si sottintende? Praticamente partiamo dai danni auto, ai danni fisici, ai casi da infortunio sul lavoro, malasanità e anche ai danni da sinistri mortali. Ecco, abbiamo già trattato alcuni argomenti, tra i quali l'auto. Oggi parliamo dell'agenzia virtuale che voi avete. Spiegacelo, perché questa è una cosa innovativa che non ha nessuno in tutto il territorio, almeno nazionale. Esatto, questa è stata una nostra idea del nostro gruppo di costituire un'agenzia virtuale per dare la possibilità alle persone sempre impegnate, un po' col lavoro, stressate, tante cose, di evitare di muoversi da casa. Quindi aprire, poter aprire la sua pratica, seguirsela, anche quindi nella piena trasparenza del caso, e poter inserire tutti i dati dell'incidente. Questi dati vengono messi all'interno di questo sito e vengono direttamente ai nostri ispettorati sinistri. Viene svolta tutta la pratica e gli arriva direttamente il risarcimento a casa tramite un assegno direttamente dalla compagnia di assicurazioni. Questo ha maggior tutela anche del cliente, che si vede che esattamente sul risarcimento non viene coinvolto anche il nostro onorario, ma viene liquidato direttamente dalla compagnia quello che lui deve riuscire ad ottenere. Sull'agenzia virtuale possiamo inserire tutti i tipi di sinistri, quindi dal sinistro dell'auto al danno fisico eccetera, fino anche ai casi un po' più gravi della malasanità. Però in questo caso è consigliabile per il cliente
passare presso i nostri uffici, perché i casi di malasanità sono un po' più gravi, un po' più importanti, ci sono delle relazioni medico-legali da controllare, delle cartelle cliniche, quindi è importante che vengano da noi. C'è anche una rivista che voi troverete presso le loro agenzie che vi indica quali sono le cose su cui voi vi potete appellare, ma l'importante, importantissimo, è anche considerare che cosa costa loro. Appunto, costa esattamente nulla, i nostri onorari vengono compensati direttamente dalle compagnie. È importante solo una cosa veloce per la malasanità: 10 anni, mi raccomando, si ha di tempo per ottenere il danno, da quando l'abbiamo scoperto, non da quando c'è successo. 30.000 pratiche trattano all'anno, quindi immaginate un attimo che esperienza hanno, ma per tutto e di più, mi raccomando, numeri e sito che troverete in sovrimpressione. Grazie a te e noi, cari amici, ovviamente continuiamo. Ed è terminata anche per quest'oggi la nostra puntata, il nostro magazine dedicato all'auto e all'automobilista. Noi vi rinnoviamo questo stesso appuntamento tutti i sabati sera alle 22.30 su Nuova Rete.